Salve da Doc West. Oggi 23 luglio 2022. Anche oggi una giornata davvero bollente, molto calda. Il video di oggi si chiama SOS Verminosi, il vermifugo giusto al momento giusto. Vi mostrerò una fatta di un cavallo che è alla terza ciclo di sverminazione in poco più di 2 mesi. Ebbene, questo cavallo, che è un puledro, da quando era in mano al vecchio proprietario non era mai stato sverminato, quindi ha avuto una grave infestazione, specialmente di ascaridi, che sono dei vermi bianchi e lunghi. Alla prima sverminazione questi vermi erano davvero molto lunghi, erano all'incirca 20-25 cm. Ora possiamo vedere i cosiddetti figli, diciamo così, di questi parassiti. Io non vi farò l'elenco di tutti i parassiti intestinali perché l'abbiamo già fatto in un altro video. Vi farò vedere solamente l'infestazione di questo cavallo. Ricordandovi che una volta che il cavallo si infesta, specialmente di ascaridi, la loro eliminazione è molto difficile, anche perché il loro ciclo di vita è ogni 21 giorni. Noi con il vermifugo andiamo ad eliminare solamente gli adulti e quelli più o meno allo stato larvale. Le uova purtroppo non le eliminiamo e si schiudono ogni 21 giorni, quindi dobbiamo dare il vermifugo giusto al nostro cavallo ogni 21 giorni in modo da eliminare allo stato larvale e quindi impedire di moltiplicarsi. Vediamo questa fatta. Eccoli qua, questi schifosi, guardate, sono lunghi qualche centimetro, guardate quanti ce ne sono e calcolate che sono, siamo già alla terza sverminazione. Questi sono dei vermi bianchi lunghi, sono degli ascaridi. Sicuramente ci sarà anche qualche ossiura e qualche casterofilo, però sono talmente piccoli che neanche li vediamo. Il problema sono questi qua, perché vanno letteralmente a succhiare sangue e sostanza vitale dall'intestino del nostro cavallo, causando molti problemi, tra cui deperimento, anemia, pelo scomposto, dermatiti e quant'altro. Diciamo che l'ex proprietario di questo cavallo era veramente uno sciagurato. Guardate quanti ce ne sono e siamo al terzo ciclo di sverminazione. Qua fra 21 giorni ce ne vorrà un altro. Oramai in commercio abbiamo diversi tipi di vermifugo con diversi principi attivi: ivermectina, pranziquantel, pirantel pomato, fenpentazolo, anche se è da dire che negli ultimi periodi i parassiti hanno generato una resistenza al fenpentazolo e stanno generando una resistenza all'ivermectina. Ho sentito parecchi allevatori privati che stanno usando l'ivermectina pura, ossia l'Ivomec, il vermifugo che si somministra sottocutaneo per ruminanti, pecore, capre e mucche, e anche i maiali, che non sono ruminanti però, attenzione. Attenzione, perché dare vermectina pure al cavallo vuol dire rischiare uno shock anafilattico. Addirittura sento che glielo stanno dando direttamente in bocca. Poi, oltre a rischiare uno shock anafilattico, state letteralmente cuocendo i vostri cavalli all'interno. Quindi attenzione. Sì, buttano tutto, perché è puro. Negli normali vermifughi lo troviamo a un 87%, quello è al 98%. Quindi attenzione. Qui abbiamo somministrato del doppio principio attivo, ivermectina e pranziquantel, e come detto in precedenza, fra un 21 giorni da oggi faremo un altro richiamo. Per adesso è tutto, vi mostro sempre la realtà dei fatti, non siate sciagurati, perché potete fare tutte le gare che volete, potete vincere tutti i premi che volete, ma se non sverminate i vostri cavalli siete degli sciagurati. Per adesso è tutto, un saluto da Doc West.